La Costituzione è la casa di tutti noi italiani. Ma come tutte le case, dopo 70 anni, anche la nostra ha bisogno di qualche lavoro di manutenzione e riparazione. Per 30 anni le riunioni condominiali sono andate in fumo, ma finalmente oggi i lavori possono cominciare. Nel cortile comune di Casa Costituzione c'è un vecchio lampione, polveroso e scassato. Non fa quasi più luce, ma consuma tantissimo. Quel lampione è il CNEL, un organo che in 50 anni ha prodotto appena 14 disegni legge e costa ogni anno 20 milioni di euro. Vale a dire quello che spende in 12 mesi un comune grande come Pisa per tappare le buche stradali. Non è ora di spegnerlo? È esattamente quello che propone la riforma costituzionale. E poi c'è il tubo che porta l'acqua al condominio, che è pieno di perdite. Ogni buco è uno spreco di denaro pubblico. La riforma costituzionale tappa i buchi e taglia gli sprechi. Solo dall'abolizione definitiva delle province si risparmiano 320 milioni all'anno. E poi vengono cancellati i rimborsi ai gruppi regionali. E finalmente si mette un tetto agli stipendi dei consiglieri regionali. Basta un sì.